Opportunità. E questo, secondo l'europarlamentare Michela Giuffrida, quello che oggi rappresenta l'Europa per l'Italia e per le aree ancora svantaggiate del sud come la Sicilia. Strumenti finanziari da cogliere e di cui occorre conoscere le finalità per potervi accedere agevolmente. Ospite del sindaco di Mirto, Maurizio Zingales, nelle sale del Museo della Moda e del Costume Siciliano di Palazzo Cupane, la parlamentare ha spiegato agli amministratori del comprensorio nebroideo quali sono aree e sovvenzioni che meglio rispondono alle esigenze del nostro territorio e delle nostre aziende, che possono arrivare alle imprese dall'Unione Europea anche in forma diretta. E sono quelli che derivano dalla conoscenza delle regole europee, dalla consapevolezza che ci sono più livelli, che ovviamente il nostro è l'ultimo, quindi quello più ambizioso. Per avere il finanziamento di un progetto europeo bisogna avere un buon progetto, un progetto ambizioso, altrimenti ci si rivolge agli altri livelli di finanziamento, quelli regionali e quelli nazionali. Sono venuta qui per discutere della grande opportunità che sono i bandi diretti, che sono a disposizione degli imprenditori, ma anche delle amministrazioni, che riescano a fare rete, che riescano ad avere un'idea, un progetto che sia di interesse a livello europeo. Ci sono tanti che ci riescono, ci sono tanti che fanno crescere occupazione e sviluppo grazie a questi bandi, e partecipando a un bando diretto si ha l'opportunità di avere anche un rapporto diretto con l'Europa, quindi non bisogna passare dai gangli della regione siciliana. In sala presenti molti sindaci, amministratori e rappresentanti di consorzi locali. Numerosi gli interventi in dibattito che hanno consentito un confronto diretto con l'europarlamentare sulle maggiori criticità nelle fasi di accesso ai bandi europei, come l'inerzia della burocrazia siciliana, l'incapacità di una programmazione adeguata e la difficoltà nell'ideare, soprattutto in ambito pubblico, progetti di valore.